Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Rug Inc. Oggi confrontiamo due microfoni di fascia di prezzo totalmente diversa, un Rode NT-USB e un Aoki GD-D1. Sono equiparabili? Scopriamolo insieme! Questa recensione sarà più un paragone tra i due microfoni, a livello proprio di feeling del microfono, non tanto a livello di caratteristiche tecniche, perché già sul nostro canale abbiamo parlato di caratteristiche tecniche di entrambi i due microfoni. Il mio video, quello precedente a questo, è effettivamente la recensione completa del mio microfono Aoki, mentre invece il suo video lo trovate in descrizione, la recensione completa del Rode NT. E quindi appunto faremo un po' di prove audio e andremo a stressarli per vedere effettivamente come funzionano. Iniziamo parlando della costruzione del Rode NT-USB. Allora, è principalmente costruito in metallo, tranne il filtro antipop e il cavalletto che lo sostiene, che sono in plastica. Sia il filtro antipop sia il cavalletto verranno forniti nel microfono, nella scatola del microfono, quando lo andate ad acquistare. Mentre invece la costruzione del microfono Aoki è totalmente in metallo, sia la parte dorata che la parte del corpo. In confezione troviamo anche il filtro antipop, il braccio estensibile, anch'esso in metallo, e poi troviamo anche il cavo. Ecco, la principale differenza tra i due microfoni, a parte appunto delle regolazioni hardware che si possono fare su questo e non su questo, è che questo microfono, il Rode, è collegato al computer via cavo USB, mentre invece questo Aoki è collegato, può essere collegato soprattutto alla macchina fotografica, è la cosa più conveniente, via cavo jack, e qua invece si collega XLR, appunto XLR sul microfono e jack alla macchina fotografica. Possiamo anche collegarlo al computer, non è supportato il Mac, ci ho provato e sicuramente non è supportato il Mac. Invece i computer, l'ho provato su ben due computer e sia Linux che Windows mi danno un problema di sottofondo, appunto un disturbo abbastanza fastidioso che appunto non può essere utilizzato per fare video, mentre invece in questo caso l'audio che state sentendo è del microfono Aoki collegato direttamente alla macchina fotografica, e tra l'altro non è alimentato, non deve essere alimentato via Phantom, non è necessario perché appunto come sentite adesso è collegato a una Sony Alpha e quindi non è alimentato ma funziona direttamente così. Invece per quanto riguarda il Rode funziona anche su PC Windows, è plug and play, quindi basta collegarlo, accedete alle preferenze di sistema e potete lì controllare il gain, infatti queste due cose qui servono per altro, poi potete vederlo nella recensione che vi linkiamo in descrizione, e basta, potete usarlo già da subito. Problema che bisogna sincronizzare l'audio dopo, perché non può essere collegato alla telecamera. Esatto. E quindi dovete sincronizzarlo dopo il montaggio video. È un po' complicato, ma dopo un po' ci si fa la mano e si riesce. Il vantaggio di questo è che appunto quando importate il video fatto dalla telecamera nel programma di montaggio video, effettivamente l'audio che sentite è esattamente quello del microfono, perché l'audio della telecamera viene completamente escluso. Mentre invece di questo dovete fare una registrazione a parte. Adesso il Mac sta registrando a parte anche lui, e poi semplicemente dovete importare anche la registrazione audio e sincronizzarla, è un po' più un problema, però comunque alla fine questo è più immediato sicuramente, però il vantaggio di questo è che appunto puoi fare anche registrazioni audio separate da un video, cioè puoi registrare senza video. Questo invece per ora io non sono riuscito a fare una registrazione audio a livello qualitativamente elevato, perché appunto come vi ho detto c'era un po' di rumore di sottofondo. Ok, ci siamo configurati giusto per fare un test audio al massimo delle potenzialità dei microfoni, quindi ci avvicineremo molto al microfono e ricordate, la registrazione audio non sarà editata in post-produzione. Questo è il test audio del microfono Aoki GD-D1, reperibile su Amazon ad un prezzo non superiore ai 35 euro. Questo è il test audio del microfono Rode NT-USB su Amazon a circa 150 euro. Ok ragazzi, questo video è stato fatto principalmente per dimostrarvi che non c'è bisogno di spendere cifre troppo alte per poter registrare una qualità buona su YouTube. Noi speriamo che il video vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao, ciao a tutti!